In un mondo di comunicazione digitale in cui il video e le immagini oggi vanno veramente per la maggiore, sono quelle che più ricerchiamo, oggi ho deciso di parlarvi di parole, di scrittura creativa e anche un po' di intelligenza artificiale. Perché? Perché credo e sostengo che le parole hanno un grandissimo potere. Noi con le parole informiamo, raccontiamo. Ci prendiamo cura e abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti delle persone. Quante volte abbiamo pensato vorrei sentirmi dire proprio quella parola? Oppure qual è la parola più giusta per non ferire il mio collaboratore o il mio amico, il mio compagno? Come posso fare per dire questa cosa al meglio? Questa è una domanda molto importante. Dobbiamo veramente cercare di pensare sempre di più alle parole che utilizziamo. Perché, e vi porto un esempio che tutti sicuramente conoscerete, le parole rendono reali le cose. Pensate a colui che non deve essere nominato. Colui che non deve essere nominato è quella persona che non deve essere detta, perché vorrebbe dire farlo ritornare vivo e presente. Pensate alle malattie. Se pensiamo alla malattia non esiste, ma quando la vediamo scritta o la diciamo, cavolo, è reale, è vera, quella cosa diventa vera e fa paura. Noi nella nostra realtà, con le parole, raccontiamo storie. Le storie piacciono a tutti. Pensate a quando eravate bambini. Noi ci nutriamo di storie. I vostri parchi hanno una storia, che non è solo è nato qui, è arrivato qua, ma ogni evento che decidete di creare, ogni scelta che fate ha una storia da raccontare. E questo dovete portarlo sui vostri social. E quindi in un mondo di immagini e di video, come posso farmi spazio con le parole? Veramente le parole hanno ancora un valore sulla mia comunicazione digitale? Posso farmi spazio con le parole in tantissimi modi. Con i microcopy, con quel classico scopri di più, clicca qui, che lo vediamo ovunque, ma veramente possiamo, dobbiamo utilizzare solo lo scopri di più o clicca qui. Le parole utilizzate nel sito web, le parole utilizzate nei nostri post, le parole utilizzate nelle nostre newsletter, nel nostro offline, il parco ha dei cartelli, ha delle comunicazioni che le persone leggono quando entrano, oppure anche la comunicazione presente nelle nostre app, se qualcuno ha le app. Quello che io vorrei lasciarvi oggi è quello che ha fatto Mick Jagger l'altro giorno. A 80 anni ha pubblicato un nuovo album. Dobbiamo avere il coraggio di essere un pochino più rock and roll, il coraggio di essere un pochino più ribelli e osare, cercare di essere creativi, usare gli stessi schemi, le stesse parole, le stesse frasi equivale a far morire la nostra storia. Lo so che bisogna essere coraggiosi perché fare qualcosa di diverso implica coraggio. E vi faccio qualche esempio che riguarda la scrittura creativa, che non vuol dire che la scrittura creativa deve essere utilizzata solo per scrivere un romanzo, un bellissimo libro per bambini o per ragazzi. La scrittura creativa è ovunque intorno a noi. Pensiamoci, facciamo questo esercizio di creatività insieme. Dobbiamo suggerire emozioni, immagini, sensazioni. Quando io pubblicizzo il mio abbonamento, non è solo il vendere un abbonamento, ma è il vendere la sensazione, l'emozione di come quell'abbonamento mi farà stare. Questa è la differenza nell'utilizzare la scrittura creativa. Vi faccio alcuni esempi che vanno dal piccolo al medio al grande. Questa foto è una foto che è stata trovata in centinaia di foto scattate durante l'alluvione Romagna-Maggio. Sicuramente tutti saprete quello che è successo. Già il colore di questi stivali è differente dal colore nero, marrone, verde che era in tutte le fotografie. E questo è il valore aggiunto del trovare anche la foto, l'immagine e il video giusto. Uno stivale viola che comunque attira l'attenzione. Ma quello che attira l'attenzione è la frase in alto. Sembra una festa. In che senso sembra una festa? Perché sembra tutto fuorché una festa. Questa frase è coraggiosa perché dice che nonostante il disastro, lo sconforto, il non credere ai propri occhi, nel vedere argini di un fiume sgretolato come segatura, sembra una festa. E poi il post continua, ma mi sono fermata a leggerlo, perché quell'affermazione di fronte a questo paio di stivali un pochino mi stride. È coraggiosa questa frase, perché per qualcuno magari ha anche suscitato non proprio la positività del messaggio. Un elemento,
più grande è l'esempio di Tacco, un esempio di comunicazione estremamente coraggioso che ha dissacrato la cosa più terribile e drammatica che possa succedere a un essere umano, la morte. Sono d'accordo, possiamo essere contro, pro, eccetera, ma resta il caso di comunicazione numero uno in Italia, e questo vuol dire essere rock and roll. Come è stato il Cirque du Soleil, che all'inizio degli anni Ottanta ha deciso di portare un circo assolutamente innovativo, un circo che va oltre il pensiero del circo classico di quegli anni, che voleva dire andare a vedere le zebre, le tigri, i leoni e gli elefanti. No, un circo senza animali. Quindi ha avuto il coraggio di andare controcorrente e portare un prodotto nuovo. Quindi tutti hanno scritto in piccolo, in medio e in grande la loro realtà in maniera differente. Se ci pensiamo, anni 80, anni 90, utilizzavamo la parola zapping. Con questo telecomando in mano passavamo da un programma all'altro. E dove ci fermavamo? Ci fermavamo nel punto che ci attirava l'attenzione. È la stessa cosa che stiamo facendo oggi. Non abbiamo più il telecomando, ma abbiamo il telefono. Quindi non facciamo zapping, ma facciamo scrolling. Ci fermiamo nel momento in cui qualcosa attira la nostra attenzione. In mezzo a un mare magnum di informazioni che ci arrivano ogni secondo, bombardano il nostro cervello. Ci fate caso? Che ogni giorno siamo bombardati di informazioni e non sappiamo bene nel barcamenarci quale fermarci. Magari ci fermiamo in una, poi dopo passiamo avanti e diciamo no, aspetta, avevo visto quest'altra cosa, aspetta che torno indietro, e ci siamo già dimenticati quello che avevamo visto. E quindi qual è la differenza nel creare qualcosa tanto per creare, o creare qualcosa con senso? Preparare un buon testo con una buona immagine, un buon video è abbastanza? No, non è abbastanza. Serve, ma bisogna lavorare sulla percezione che all'esterno hanno le persone della vostra realtà. Siamo sempre là, emozioni, suggestioni, percezioni. E quindi quello che deve fare una persona che si occupa di scrittura, non romanzi o libri, scrittura anche di un post, di una newsletter, è ascoltare se stessi nel senso che dovete ascoltare la vostra realtà. Dovete fermarvi e ascoltarla, eliminando la fretta e allenando la curiosità. È la curiosità che ci porta a essere creativi, perché si può prendere spunto da qualsiasi cosa, ma non bisogna avere fretta. Lo so che abbiamo tutti fretta tutti i giorni, e scrivere un post, ok, scrivo tre frasi e va bene, pubblichiamo. No, in realtà bisogna avere pazienza. È come scrivere un libro, sì, è come scrivere un libro, anche se è piccolo così, perché scrivere un post, scrivere un libro, scrivere una newsletter, una pagina di un sito web equivale a farsi delle domande molto importanti, ovvero che cosa voglio ottenere, che cosa voglio muovere nella testa di chi legge quel testo, per chi scrivo, quanto dovrei scrivere, e c'è una profonda differenza nel scrivere una newsletter o un post, che cosa voglio far pensare o far provare a chi mi legge, qual è il mio stile. Queste sono tutte domande che devono essere una bussola, una mappa che io ho davanti tutte le volte che scrivo un post o che scrivo qualcosa, ma anche quella piccola frase del clicca qui o scopri di più, perché sono convinta che ci sono altre parole rispetto a quelle che di solito utilizziamo e vedete scritte. E quindi ci sono due o tre consigli pratici che mi piace sempre lasciarvi, ovvero cercare delle parole chiave, che non vuol dire trovare le parole chiave SEO friendly, Google friendly, bla bla bla, ma parola chiave che ci aiuta a scrivere il nostro testo, obiettivo, dove voglio arrivare, quindi creare una mappa mentale che mi guida in tutto il percorso e soprattutto lasciare riposare il nostro testo. Una volta che ho fatto tutto il mio piano editoriale, lo lascio lì. Vado a fare altro, lo lascio riposare la mia testa, il giorno dopo ci torno sopra e sono sicura che cambierete la metà delle parole che avete utilizzato, perché nel frattempo sono arrivate altre informazioni che magari vi danno spunti e stimoli per cambiare. Un'altra cosa che dobbiamo fare è fare boom all'inizio e alla fine della nostra comunicazione. Pensate a uno spettacolo teatrale. Se inizia con il botto, mi cattura immediatamente. Se finisce con il botto, sicuramente me lo ricorderò a vita. Quindi il nostro post, sebbene sia piccolo, deve cominciare con delle parole wow, con delle provocazioni, il sembra una festa, e deve concludersi con qualcosa, soprattutto una chiamata all'azione, una call to action, che faccia fare quello che voglio che l'utente faccia. Quindi questo è lo sviluppo di tutti i miei testi. In tutto ciò, l'intelligenza artificiale, dove si mette?
questo spettro che sta aleggiando in maniera molto prepotente in tutte le professioni di social media manager, digital creator, content creator, eccetera. L'intelligenza artificiale aiuta, assolutamente sì, ma la verità è che adesso, in questo momento, l'intelligenza artificiale non ha intuito, non ha emozioni, raggruppa, prende dati in una grossa bacinella, chiamiamola così, di informazioni che il grande web le prende, le sistema, le ordina, ma non ha anima. Quindi quello che deve fare, dovete fare, è assumervi la responsabilità di utilizzare sì l'intelligenza artificiale, chiedendo e domandando con dei prompt proprio specifici e chiari delle domande, ma dovete comunque revisionare tutto il testo, perché l'intelligenza artificiale non farà il lavoro per voi. Quindi è assolutamente di aiuto, ma al momento non potrà sostituire una persona che con la testa scrive un testo. Poi magari in futuro succederà, spero di no, perché sarebbe un po' come voler dire uccidere la creatività, e questa è la cosa che mi spaventa più di tutto. Vi voglio salutare con una frase di Edoardo Galeano, che è uno scrittore uruguaiano, che parla di utopia. L'utopia è quella cosa che è là, no? Che probabilmente non raggiungeremo mai, non probabilmente, non raggiungeremo mai. E lui dice: l'utopia è là, nell'orizzonte, mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi, cammino 10 passi e lei corre 10 passi, per tanto che cammini non la raggiungerò mai. L'augurio che vi voglio dare è proprio quello di raggiungere la vostra utopia, perché se voi non raggiungete l'utopia, significa che non smetteremo mai di camminare. Grazie.